Vediamo un po', facciamo un tour completo. E così. Poi guidi così. Un flusso d'acqua che sembra fermo immobile. No, fa caldissimo. Giorno 930. Basta! Siamo ancora qui di fronte a una videocamera per guardare LifeX. Continuate a tartassarci di messaggi in LifeX 5 minute. Li voglio! Oggi siamo qui per spaccarci le balle e guardarci due ore di LifeX per poi proporvi un video da 10 minuti. Iniziamo. Ah, su, così, iniziamo. Così, cioè proprio. Mi raccomando, non perdiamo tempo per lasciare un mi piace. O per iscriverci al canale. Non perdiamolo! LifeX stupendi, belle, le migliori. Le Crocs da pulire col dentifricio e lo spazzolino. Sono proprio curioso di sapere con cosa si lava i denti. Cos'è sto schifo? Griglia l'anguria. Telefono nuovo di zecca. Dentifricio, beh dai, mettici il mais, ovviamente ragazzi, non c'è neanche da dirlo. E poi si trasforma in un... Eh? Ah, è il telefono! Eccoci qua, le scale nell'acqua. Ma che cazzo? No, ma adesso, ma adesso. Ma cos'è? Mi spieghi chi si porta una scala al mare? Cioè, tu vedi una che prende una scala e se la porta nel mare da sola per fare i tuffi. Cioè, e si mette pure le mani sul naso. Ah, perché è un tuffo aggressivo quello, eh. Adesso proviamo la cosa più divertente del mondo e soprattutto meno imbarazzante da fare in giro. Sono rotto il ginocchio. Ma se tipo te avessi un figlio, scopri che di lavoro fa quello. Cioè i 5 minute. Sì. Fa finta, adesso ne guardiamo uno e quello è tuo figlio. Poi dimmi cosa gli diresti. Ecco, questa è tua figlia. Ecco, ecco. Questa è tua figlia. Che si mangia le salsicce con un cesso in testa. Grande figliola. Grande. Si vede che hai preso da me. Che puzza di merda, Giovanna. Giovanna. Gli aromati coil li usi o no, Giovanna? Ecco, bello, così sembra che uno ci ha pisciato, proprio io lo userei. Bel robo giallo sulla carta igienica, proprio quello che voglio trovare. Abbiamo visto un life hack in cui c'era praticamente la solita tipa dei life hacks, sempre lei, che con delle bottigliette se le metteva attorno alla maglietta e si creava un salvagente. Era in grado di salvarsi. Adesso lo farò anch'io per dare un'utilità nuova alle bottigliette di plastica vecchie. Pazzesco, rimane su. Ok, ha messo il filo. Come vedete c'ha le bottiglie dietro, davanti. Adesso è il momento di testare. Vediamo se mi salva. Dai, vai. Funziona? Mi tiene su. Mi tiene su. Funziona, guarda, non sto muovendo niente. Beh, è comodo però, no? Ah. Io sono un sex symbol, va bene? I grape gummies. Ah, li amo quelli. I grape gummies. E te lo spari in vena. Vabbè. Oi, cos'è quell'aggeggio? È quello che penso. Ah, ok, sì. E cosa dovresti farci con... Ma non possono essere seri. Ah, no, no. Capito? Cioè, cos'è, un bastoncino e gira attorno alla lattina così e basta e si apre. Miracolo. Esplode. Cosa serve? È un life hack. Questo è un trucco da bar. Proviamo. Devo girare, no? Sì, devi solo girare in teoria. Per quanto tempo? Non lo so. Lifehack approvato? Beh, se vuoi farti un allenamento di braccia, assolutamente. Se vuoi aprire una Coca-Cola, no. Aspetta, la apro, magari è cambiato qualcosa. Eh? No. Ma sei un animale! Non può averlo fatto davvero, per piacere. Hai un pelo pubico sulla sciarpa. Troppo sole. Sai che la coltella? Che è sta roba? Madonna! Ma cosa... E si fa un cappello con quello. Non sta diventando... E si va a rimorchiare! E si va a rimorchiare in spiaggia! Questo è interessante in realtà. Ho sempre voluto fare. Anch'io. Certo che i life hacks e le angurie sono come il sale e il pepe. Questo esperimento l'ho sempre voluto fare. Cioè non è un esperimento, non è un life hack, non è niente. È semplicemente far esplodere un'anguria. Abbiamo comprato un po' di elastici, speriamo bastino. Ma sta cambiando o no? Mi
Vediamo un po', facciamo un tour completo. Secondo te sta succedendo qualcosa? Secondo me no. Abbiamo quasi finito gli elastici, quelli che possiamo mettere sull'anguria. Abbiamo fallito miseramente questa cosa. È vergognoso. C'è solo una cosa che possiamo fare. Ah! Ah! Oh, oh! Sta perdendo. Sta perdendo sangue. Tira un pugno. Un pugno. Tira un pugno. Ne valsa la pena! Esperimento fallito, ma esplosione riuscita. Bello! Sì, sì. Così. E poi guidi così. Tu ti fai la doccia ancora, io mi metto lo slime addosso, mi lavo così io. Ma come ride? Ah, che ridere, vecchia! Bello! Oh. Ne vuoi un po'? Pomodorini è la mia ricetta preferita. Merendina per scuola. Pomodorini e la mette. No, no, la zanzara. Ragazzi, le zanzare con la chitarra, chiaramente, sono sensibili al suono. Quella non era una zanzara, era un cobra constrictor. No, c'ha la ciccetta. Ecco, come farà? Ah, Toulouse belly fat. Adesso lo toglie Arnold Schwarzenegger. Se funziona con la pancia, funzionerà con tutto il corpo? Ti senti già più magra, tesoro? Eh? Ti senti già più magra? No, fa caldissimo! Ah. Sei pazzo! Ah. No, no, no! Non mi posso muovere! Aspetta, stai lì. Guarda che sto dimagrendo un sacco. Già perso 5 kg per me. Come 5 kg? 5 kg nel cervello. Perché lo stai facendo fare a tutti tranne a te? Ci vuoi vendere su Amazon te? Ci stai impacchettando! Ammettilo! Ah! Bene, due è meglio che uno. Ok, e deve avere il sapore di Coca-Cola adesso? Sta roba è vera, sai perché? Perché in America lo fanno con gli alcolici e un sacco di gente è morta perché è andata in coma etilico, perché ha messo gli alcolici dentro l'anguria in questo modo e tu non ti accorgi che è alcolico. E come fai a saperlo te? Perché io sono andato in America. Oddio, gli Strong Rob! È tornato! Oddio! Il Ghostbuster della polvere! Questo l'abbiamo già fatto, quindi non ha necessità. Come potete vedere, questo ragazzo mette uno stuzzicadente all'interno dell'anguria, tira due colpetti e boom! Esplosa, si apre tutta quanta. Secondo me ci vorrà poco per testare questo life hack. Tu dici? Allora, stuzzicadente. Ah! Ah! Non dovevo prendere lo stuzzicadente! Apriti! Perché non ti apri? Ah. Cosa farà con questa fetta? Ovvio! Con una garza e se lo tiene lì. Che schifo! Hai pomodori sui piedi! Ecco, morta. Così. Poveretta. L'occhio nero più veloce del West. Un uovo sodo. No, è davvero un uovo. Ma tu non sai che i pomodori, le uova sode, ti curano tutto. Ti metti, cioè, del cibo addosso. Stanno facendo una ricerca sulla cura per il cancro con i cucumbers. Cucumbers. Ecco, non funziona. Cos'era? Lo so, però so che non funziona. Riguardiamolo giusto per essere tutti quanti sulla stessa pagina. Palloncino, se lo buchi, l'acqua esce. Non funziona. Non funziona. Cercando su internet abbiamo scoperto che in realtà sta cosa dei palloncini è tipo un modo per creare un flusso d'acqua che sembra fermo immobile. In inglese si chiama laminar flow. Adesso però voglio testare perché in teoria funziona in realtà sta cosa. Quindi 5 minute qua. Provo a bucarlo, vediamo cosa succede. Guarda, è fermo immobile. Oddio. Perché non filmi? Cosa fa? È vero, era fermo. Sì, ma ha fatto schifo la sua ripresa, Spielberg. In teoria funziona, adesso filmiamo solo il getto d'acqua, perché qui la nostra troupe televisiva non è proprio il massimo. Stupendo, magnifico, bellissimo. Quindi 5 minute funziona, per loro non funziona. It doesn't work. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se ne volete altri, mi raccomando, scrivetecelo sotto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.